Grazie Presidente. Sì, anche noi diciamo che apprezziamo l'intento di semplificazione di questo progetto di legge, ma la semplificazione non deve diventare, diciamo così, un tana libera tutti per i comuni, e in questo progetto di legge ci sono alcuni elementi che ci lasciano qualche dubbio. Prima su tutti il passaggio dal POC al RUE. È vero che sentendo diversi pareri alcuni non hanno dato un parere negativo riguardo questo passaggio, però è anche vero che ci sono stati sollevati dei dubbi, perché del POC fa parte anche il piano dell'Arenile, strumento urbanistico che contiene la conservazione, gestione e valorizzazione delle aree ad elevato valore naturalistico, nonché le regole di insediamento ed uso della spiaggia ed aree retrostanti. Nel piano dell'Arenile quindi si trovano anche le condizioni alle quali è possibile mantenere, modificare o insediare ex novo strutture di servizio di attività balneare, così come le regole e gli indirizzi per la conservazione e riqualificazione del sistema ambientale dell'Arenile. Ora, il passaggio al RUE, diciamo, è stato dato come vantaggio per l'eliminazione del vincolo dei 5 anni, visto che appunto è stato visto come un limite. In realtà, guardandola da un altro punto di vista, questo vincolo potrebbe anche essere una possibilità di correggere in corsa eventuali errori. Diciamo così, se si vuole tutelare un'area dal punto di vista ambientale lo si può fare con tutti gli strumenti adeguati, se invece la si vuole eventualmente cementificare, e francamente la nostra costa è già sufficientemente cementificata, magari una normativa più semplice potrebbe essere vantaggiosa per chi appunto vuole sfruttare un'area da questo punto di vista. Altresì, eliminare il vincolo di presentazione entro febbraio dall'elenco delle concessioni da parte dei comuni alla Regione, lasciando una generica presentazione annuale, rischia di creare un flusso di informazioni disomogeneo verso la Regione e quindi non permetterci di avere una visione di insieme puntuale della nostra costa. Stessa cosa dicasi per la parte che riguarda l'eliminazione della consulenza ai comuni da parte della Regione. Anche qui bene autonomia, non vogliamo dire che ai comuni non debba essere data autonomia, purché non diventi una mancanza di coordinamento, rischiando di trovarci in una sorta di far west dove ogni comune fa un po' come gli pare. Oltre al fatto che in questo modo si rischia, a parere nostro, di incentivare le consulenze esterne, di cui francamente crediamo non ci sia bisogno, visto che avendo già la Regione l'organico sufficiente per poter assistere le amministrazioni comunali, potrebbe continuare a fornire questo servizio sempre in maniera essenziale e coordinata, chiaramente senza un abuso eventualmente da parte dei comuni. Insomma, il nostro timore è che la Regione, con l'apprezzabile intento di semplificare, in realtà rischi di perdere il polso della situazione, mentre per noi la visione di insieme resta fondamentale. Concordiamo con il collega Pompignoli, quale sollevava il problema della celerità con cui si è affrontato l'argomento. Era necessario anche secondo noi attendere, sia per le motivazioni che ha spiegato lui, sia appunto per poter approfondire ancora di più questi aspetti. Grazie.